tutti amici e amiche, benvenute e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vorrei provare a fare con voi le pagine per il contest di TN Scrap Zone del mio gruppo Facebook, link sempre in info box. Dunque, il contest si intitolava Vacanza da sogno ed era proprio così un'idea di una vacanza da buttare un po' sulle nostre pagine, una vacanza che non siamo ancora riusciti a fare, ma che è un sogno. Magari prima o poi la faremo, magari no, perché è impossibile, perché magari era un posto un po' immaginario, così di fantasia, ecco. Mi piaceva questa idea di azionare un po' la nostra fantasia e creatività. Ho deciso di farlo e di fare tutto, io farò tutto, qualsiasi cosa nei miei bonici. O meglio, cover per Obonici, pardon, che ho setappato un po'. Sapete che non sono un'adoratrice dei fronzoli, di tante cosette messe che non servono, ecco, sono un po' più pratica. Però, allora, innanzitutto ho protetto la copertina perché volendo farci anche sopra il mix media o quello che, se si può chiamare il mio mix media, ma comunque vado a usare comunque parecchi prodotti con l'acqua, quindi ho voluto proteggerla nel caso di pastrocchi esagerati, semplicemente con i coprilibri, quelle copertine con i rotoli di carta che si usano per avvolgere i nostri libri, proteggerli. E l'ho fatto così, ho voluto fare un omaggio alla nostra Silva, a Ghionde, che è con noi nel gruppo, che fa tutte queste cosette, mi aveva omaggiato, vi metto il link, mi aveva fatto un rack, quindi ho voluto usare questi abbellimenti, anche la clips l'aveva fatta lei. Non sono riuscita a dare un titolo all'Obonici perché non so come chiamarla, se art journal, mix media journal, che ne so, cioè io ho messo la data di inizio perché vado a iniziare con voi appunto facendo questo contest. Così io inizierò con queste due pagine per il mio contest, che se avete voglia faremo adesso insieme. Vedete, ho tenuto le pagine, il blocco che c'era all'interno dell'Obonici. È una bella carta da 100, quindi ho pensato bene di utilizzare quello. E poi quando lo finirò me lo farò io. Quindi adesso voglio, come prima cosa, andare a impermeabilizzare appunto la pagina, le pagine, con il prodottino che ho fatto insieme a voi. Quindi vado proprio a stendere su tutta la pagina. Allora, purtroppo quando uso il phon riesco sempre a compromettere l'audio del video, della fotocamera. Risulta poi dopo metallico, quindi bene. Voce fuori campo. Dunque, adesso sono andata a colorare con gli Aqua Color la mia pagina, però davvero trovo molta difficoltà a usarlo. Come primo esperimento, niente, non ce l'ho proprio fatta, non sono in grado di sfumare, quindi vabbè, ho lasciato quell'effetto splash che va benissimo. Adesso sto andando a scrivere con stencil il nome della località, del luogo che dei miei sogni, che come vedete è l'Irlanda, e con del semplice acrilico e un fazzolettino. Al posto di un tampone o un pennello, ho usato un fazzolettino. Ed ecco qua appunto il mio disegno che vi ricordate abbiamo fatto insieme. Semmai vi metto la I delle info qua in alto a destra. E per applicarla uso del Vinavil diluito con l'acqua. Ovviamente uno dei miei sogni più grandi è riuscire a volare, quindi ci stava nel contesto proprio farlo rientrare nei sogni anche la questione aereo. Come titolo da mettere, come didascalia, diciamo, in questa foto, ho scelto il titolo di una canzone. Ve li ricordate gli Spandau Ballet?
I fly for you. E mi sembrava azzeccatissimo. Volo per te, dedicato all'Irlanda proprio. Quindi uso questi timbrini di Tiger e un semplice tampone di inchiostro nero. Normalissimo inchiostro nero. E mi piace. Devo dire che questo risultato mi è piaciuto. Adesso, viste quelle ombreggiature che fa Monica, ho tentato anche io di arricchire un pochino la mia scritta con una lieve ombreggiatura, molto lieve perché tanta paura di usare questa cosa, quindi mi sono accontentata di questa leggera ombreggiatura. Inserisco sopra alla mia foto un pezzettino di carta di riso, usando però il gesso liquido, quello per la base. Invece della colla diluita preferisco dargli quel tocco di copertura bianca. Alla seconda foto mi piaceva mettergli questo piccolo elemento che sarebbe poi la bustina del tè, ve ne sarete accorte, e l'ho applicata sul retro in modo da lasciarla svolazzante. Cerco ancora di fare qualche ombreggiatura qua e là, tanto per arricchire un po' tutto quanto il mio simil mix media, dai, qualcosina c'è. Scrivo qualcosina, perché in realtà volevo farlo un po' più complesso, nel senso volevo arricchire un po' la mia storia in Irlanda, però mi sono concentrata di più nel tentare di fare una composizione, no, di mix media. In realtà non ce l'ho fatta, ho troppa paura e quando è così non si agisce in modo naturale. E infatti in questo modo credo di non aver fatto né una cosa né l'altra, ma pazienza. Comunque, come primo tentativo, insomma, non mi è proprio dispiaciuto tantissimo. Ecco, qua ho cercato di fare l'asta della bandiera con un po' di pasta stencil, il nostro gesso fai da te, tanto per farlo in 3D. E qua sto facendo un pochino di bordi, come un'invecchiatura, diciamo, una solito come facciamo noi tutti, e finisco con le mie adorate scritte che non ci azzeccano niente, ma dovevo dare una certa completezza, anzi una firma alla pagina, perché senza, io ormai non ci sto più senza queste scritte, quindi ci stavano. Finisco con la data del giorno in cui ho fatto appunto queste due pagine. Mi piace appunto stampigliare questa data un po' qua un po' là, e finisco ancora ulteriormente con il timbrino a spillo per rifinire un pochino la questione istantanea. Ho messo ancora questo stickers e mi piace scrivere che cos'è la pagina, quindi ho scritto sulla carta del tè semplicemente a mano di cosa si tratta, del contest appunto, vacanza da sogno, e basta, tutto qui. Io spero che vi sia piaciuto, mi spiace per la voce fuori campo, vi ringrazio, vi mando il mio solito mondo di baci e tanta positività, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.